Giorgio Meneschincheri, organizzatore ma soprattutto ideatore di questo grande evento che è Tennis and Friends, edizione 2017. Settimo anno, è nato 7 anni fa per un'esperienza professionale di una giovane donna mamma che ha avuto un tumore alla tiroide. Da là mi è nato l'idea di dire: ma basta fare un'ecografia per scoprire un tumore alla tiroide. Ho chiamato i miei amici cari, tipo Paolo, Rosario, e Jimmy. Ho detto: ma se io organizzassi una cosa del genere? Paolo Bonolis, Rosario, sì. Fiorello, Jimmy, certo, Ghione, sì, quelli che stanno giocando oggi, esatto, che stanno giocando, qualcuno ha giocato, e abbiamo iniziato su una tenda di 4x2, abbiamo fatto 300 check-up, 350 in 2 giorni, 7 anni fa. L'altro anno, dopo 6 edizioni, 2000 metri quadri di struttura sanitaria adibita a studi medici, 65 postazioni, e abbiamo creato e abbiamo fatto 7000 check-up, un totale di 26000 controlli gratuiti in 6 anni. Questo è il successo di Tennis and Friends abbinato allo sport. Poi tra l'altro controlli con dei bravissimi medici, perché parliamo del Gemelli. E poi è bello perché si può fare prevenzione non pensando tanto alla malattia e stando anche con i VIP che ami, che vedi in TV e che non hai l'occasione di incontrare tutti i giorni. Esatto, questa è un po' un'esca che io mi sono inventato, perché uscire per fare prevenzione non è mai così semplice per tutti noi, che non dovrebbe esserlo, con un po' di paura, con un po' di ansia. Qua invece ci troviamo che la gente viene, si diverte, guarda i campioni giocare, e il Policlinico Gemelli, che chiaramente noi siamo tutti del Gemelli, creiamo un'equipe medica intorno a questi campi dove la gente poi gratuitamente si sottopone ai controlli in maniera molto tranquilla. E poi chiaramente ci sono dei risultati, molti sono stati operati di tumori maligni e abbiamo potuto comunque aiutarli a salvargli comunque la vita, perché comunque la prevenzione è importante per un'eventuale diagnosi precoce di una patologia benigna. Tu sei un grande appassionato di tennis e giochi anche molto ma molto bene, ed è per questo che hai scelto il tennis come sport principale. Allora, questo è nato per unito il logo di Tennis and Friends, la dice tutta, un fonendoscopio intorno alla palla da tennis, i due amori della mia vita che sono lo sport del tennis e la medicina. Questi due amori uniti chiaramente a tutto quel resto, perché questo ricordo che è una vittoria di squadra, questa manifestazione ci ha successo, è grazie ai colleghi del Gemelli, al Ministero della Salute, al CONI, alla Federazione Italiana Tennis, alla Polizia di Stato, a tutto un gruppo che sostiene questo progetto, in cui bisogna promuovere e promuovono la prevenzione, che oggi è fondamentale. Basti pensare che nelle zone dove si fa maggiore prevenzione le patologie tumorali sono in diminuzione. Quindi è una cosa davvero molto molto importante. Grazie Giorgio per questo regalo che fai a tutti noi ogni anno. Grazie a voi, perché grazie per la comunicazione, perché comunicare è la cosa più importante, e soprattutto comunicare che la prevenzione va fatta ogni volta che il medico lo consiglia di fare, o basta comunque sui siti vari dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, basta che uno digita 50 o 40 anni, ti dicono quello che devi fare, quello va fatto come il tagliando della macchina.